Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a un altro incontro, un altro dei nostri incontri del ciclo Cittadini del Mondo. Si tratta di una serie di approfonditi appuntamenti che, con uno sguardo interdisciplinare, cercano di farci riflettere su grandi temi della contemporaneità. E oggi, insieme alle colleghe Florinda Cambria e Awa Amor, parleremo di un tema, a mio avviso, molto attuale, un tema dal titolo Islam e le donne, sopra il vestito, il velo. Tra i costumi usati dal genere umano attualmente, più carichi di simbologia, c'è sicuramente il velo. Il velo, che è un capo di abbigliamento colmo di significati, che può nascondere dietro di sé tante storie diverse, sicuramente a seconda del contesto in cui queste storie si collocano. Perché? Perché una cosa è decidere di indossare il velo in un paese occidentale, altra cosa è decidere di indossare il velo o magari di doverlo indossare in un paese a maggioranza musulmana, e altra cosa ancora è indossare il velo in un paese islamico. C'è comunque un dato, sempre a mio avviso, indiscutibile, anzi non solo a mio avviso, qua parlano anche gli osservatori, gli studiosi di società. E il dato indiscutibile è il seguente: nel nuovo millennio o addirittura a cavaliere tra il XX secolo e il XXI secolo si è registrata una sorta di, potremmo utilizzare questo termine, di impennata nell'uso del velo. E direi non solo nel mondo islamico. Ora, se entriamo un po' nel merito storico, si può dire che se dalla metà degli anni 60 del Novecento in larga parte del mondo musulmano si era verificato un vero e proprio processo di svelamento, cioè di insomma, le donne che si toglievano il velo, un processo di svelamento che era già iniziato e che aveva caratterizzato anche gli anni 20 e 30 del Novecento, con la fine del XX secolo e sempre più nei primi anni del XXI, le tendenze si sono un po' alterate. Dicevo, per farvi un esempio concreto, un processo di svelamento che parte a partire dagli anni 20 e 30 del Novecento. Si pensi, per non fare che un esempio, alla Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, dove dopo appunto l'istituzione della Repubblica Turca, cioè la fine dell'Impero Ottomano e l'inizio della Repubblica Turca, stando alla logica di Mustafa Kemal, l'affermazione della modernità e della laicizzazione della società turca doveva passare anche, non solo, ma anche attraverso l'immagine di una donna nuova e soprattutto di una donna svelata. Per farvi un altro esempio, pensiamo alla Persia dello Shah Pahlavi. Persia, ovviamente si intende l'Iran no, attuale, dove anche lì negli anni 30 si vuole anche sulla scia di quanto si era verificato ed era attecchito nella Turchia di Mustafa Kemal, nella Persia degli anni 30 venivano emanate delle leggi che proibivano l'uso del velo e che addirittura prevedevano delle punizioni anche severe nei confronti delle donne che tradizionaliste invece volevano continuare a coprire volto e testa con i capi tradizionali e non con quelli che invece andavano di moda ed erano in uso in Occidente. Due esempi ho fatto. Appunto per sottolineare come negli anni 20 e 30 del Novecento si assiste a un processo di svelamento, un processo che si radicalizza negli anni 60, per poi però con gli anni 70, in particolar modo con il finire degli anni 70, assistere ad un ritorno al velo. Anche qui, se vogliamo fare un esempio, quello più noto, basta pensare a cosa accade nell'Iran della rivoluzione dell'Ayatollah Khomeini, no? Quindi a partire dal 79 in avanti. Ora però, se noi guardiamo agli anni 90, alla seconda metà degli anni 90 e ai primi decenni del XXI secolo, non si può non notare
il verificarsi di un aumento massiccio dell'uso del velo, che addirittura gli osservatori, gli addetti ai lavori, gli osservatori delle evoluzioni sociali non hanno esitato a definire come una rivoluzione velata. Ora, la parola rivoluzione è una parola forte, direi, no? È una definizione veramente forte. Ma è una definizione forte che trova giustificazione in un dato di fatto. E cioè che quel ritorno al velo che si registra a partire dalla metà degli anni 90 e che sempre più aumenta con i primi anni del XXI secolo, è un ritorno al velo che si è registrato dove? Perché cioè, è questo dove e da parte di chi che giustifica un po' l'utilizzo della parola rivoluzione? Innanzitutto è un ritorno al velo che si è registrato anche nei contesti urbani che sono ritenuti tradizionalmente più moderni e più evoluti rispetto ai contesti rurali. È un uso del velo che si è registrato tra le fasce giovani della popolazione femminile, fasce giovani della popolazione femminile, per fare degli esempi ancora, egiziana, tunisina, marocchina, indonesiana, cioè quei paesi che sono considerati oramai traghettati verso la modernità, paesi che battono bandiera musulmana, ma che si considerano più dei altri traghettati verso la modernità. Ma non basta, perché questo ritorno al velo, all'uso del velo tra le fasce giovani della popolazione femminile è stato registrato anche tra le giovani, non so, francesi, inglesi, americane. Cioè, perché dico questo? Perché sono giovani che sono magari migrate in Occidente o ancora figlie di migranti. Insomma, si sta verificando un fenomeno che a detta degli addetti ai lavori, e scusate il bisticcio di parole, è sembrato un po' strano, è sembrato un po' sui generis. E quindi, a fronte di questa stranezza, gli studiosi, gli osservatori hanno cercato di dare delle spiegazioni. Ora, spiegazioni ovviamente potrebbero essere molte, qua cerco di, dato il tempo, semplifico enormemente. Da un lato vi sono delle letture, delle spiegazioni e delle letture dei più tradizionalisti, chiamiamo così, che guardano prevalentemente all'aspetto politico, all'aspetto religioso dell'Islam, e secondo queste letture si tratta, questo fenomeno può essere spiegato come una riaffermazione di una precisa strategia dei movimenti islamisti. Che questi movimenti islamisti, attraverso una precisa politica dell'uso del corpo femminile, cosa vogliono fare? Vogliono riaffermare il vero e unico volto dell'Islam. Quindi, insomma, una lettura molto, diciamo, tradizionalista, no? Una lettura che vuole mettere in evidenza come questo uso della figura femminile voglia mirare a influenzare anche la fisionomia dei paesi che attraverso i flussi migratori stanno accogliendo i musulmani. Accanto a queste letture, diciamo così, più tradizionaliste, ve ne sono altre che hanno come obiettivo quello di misurare, se vogliamo, il mondo islamico attraverso più delle prospettive di genere progressiste, oserei dire. Si tratta di letture che hanno come obiettivo quello di sottolineare una riaffermazione del velo che non dipende tanto o non solo da imposizioni esterne. Si va di bene, queste letture non negano che ci possono essere delle imposizioni esterne. Queste letture però ridimensionano molto quelle imposizioni e quindi sottolineano che questo ritorno al velo possa essere letto anche come frutto di scelte personali libere, quindi frutto di evoluzione. Ora, queste ultime letture tendono a ridimensionare molto l'immagine del mondo femminile musulmano, cioè a sfatare tutta una serie, se vogliamo, di luoghi comuni, no? Tendono a non leggere il mondo femminile musulmano come un monolite passivo, come un monolite sempre sottomesso, ma tendono a presentarlo anche come quantomeno un qualcosa di più complesso, un qualcosa di più articolato al suo interno. Quindi ci sono, accanto alle donne tradizionaliste che portano il velo perché si deve,
vi sono le donne magari ideologizzate anche dai movimenti islamisti che quindi portano il velo per altre ragioni, e poi c'è anche tutto un revival religioso che riguarda il mondo musulmano, ma non solo il mondo musulmano. E poi ci sono anche le donne che non indossano più il velo delle loro madri, ma che era, non so, un simbolo di sottomissione, ma indossano un velo nuovo. Un velo, passatemi il termine, poi mi direte se siete d'accordo, un velo più modaiolo, un velo più al passo coi tempi, un velo rappresentativo di una, perché no, di una rottura anche, perché è un velo che è difeso, deve essere letto come simbolo di difesa della loro identità senza rinunciare alla modernità, no? Quindi, insomma, il mondo è un mondo femminile islamico, è un mondo ben più articolato di quello che hanno voluto farci credere, è un mondo in evoluzione. Al punto che, e qua vado a chiudere, vi passo la parola, magari anche un po' provocatoriamente vi pongo questa domanda, al punto che oggi il velo, a mio avviso, ma non credo solo a mio avviso, dicevo, oggi al velo non può essere attribuita la sola tradizionale funzione di nascondere la figura femminile, ma può essere affiancata a questa funzione anche quella di, sembra paradossale, di rendere visibile la figura femminile nello spazio pubblico. Quindi c'è, insomma, una nuova lettura del velo che, a mio avviso, sta avanzando. Ora vi faccio questa domanda. A fronte dei vostri studi, a fronte anche delle vostre esperienze personali, in particolar modo la rivolgo a te, Awa, no? Cosa ne pensate? Secondo voi questa mia lettura introduttiva ha un riscontro con quella che è la realtà o è una pura, no, lettura che si basa sugli studi, ma che trova poco riscontro in quello che è il mondo reale? Quindi questa è la domanda di avvio, no, al nostro dialogo. Se siete d'accordo, passerei prima la parola a Florinda per un quadro, diciamo così, più antropologico, insomma, quello che Florinda intende porre in evidenza, e poi passiamo la parola ad Agua. A voi. Grazie, grazie alla professoressa Visconti, grazie Katia e grazie per la domanda con cui hai, come dire, dato il via alla chiacchierata. Io per poter darti un riscontro a questa domanda proporrei una piccola riflessione preliminare relativa alle valenze simboliche che da millenni, quantomeno da millenni, e attenzione, non solo nella civiltà islamica, una riflessione su come, dicevo, vi sia una valenza simbolica del corpo delle donne nelle comunità umane le più lontane, no? Nello spazio e nel tempo. Ecco perché comincerei a dare un inquadramento, come dire, generale della questione, no? Una valenza simbolica legata al corpo delle donne, ai corpi femminili, al corpo della femminilità, che è, come dire, ha natura, a mio avviso, e a mia volta sottopongo alla vostra considerazione questa proposta, ha natura eminentemente politica e quindi pubblica e economica. Quindi il corpo delle donne è tradizionalmente, voglio dire, non da sempre, non è, no, non è un elemento universale, ma è ampiamente diffuso questo tratto per il corpo delle donne in moltissime comunità umane, il tratto cioè di avere una valenza pubblica anche quando è nascosto, o a volte di essere nascosto proprio per la sua valenza pubblica, cioè politica e economica. E provo a spiegare in che senso questa carica simbolica ha, secondo me, caratterizzato il corpo femminile nelle comunità umane. Anzitutto, in quanto il corpo delle donne è assunto come, ovviamente, come emblema della forza generativa. Della forza generativa di una comunità, una forza generativa non singolare, la comunità si rigenera, si riproduce, si accresce nelle generazioni che è in grado di generare, e il corpo della donna è evidentemente il corpo o il luogo, diciamo così, che deve essere da una parte venerato, dall'altra parte custodito, ecco, proprio perché è garante
della produzione di forza generativa, appunto, che è la forza della collettività, che è forza di tutti, che è forza pubblica e che è ricchezza della collettività. Dall'altra parte, un secondo senso, secondo me, ricorrente, che chiarisce il valore simbolico del corpo delle donne nelle comunità tradizionali, riguarda il fatto che ciò che è importante perché appunto produce ricchezza pubblica, diciamo così, al tempo stesso va custodito, ecco, quindi custodito in vari sensi, custodito, protetto, valorizzato, vedremo, insomma, no? Quante sfumature la parola custodia possa assumere. Va custodito, ma va custodito perché è importante, certo, no? Perché vale, ma anche come garanzia dell'appartenenza della prole alla società da cui discende. Cioè, custodire il corpo generativo, la fonte della ricchezza collettiva, il corpo delle donne, significa anche garantire che quella ricchezza che verrà generata, i figli, i nuovi nati, siano appartenenti alla società, di cui sono appunto una proliferazione, appartenenti e non, ad esempio, appunto, provenienti da, altre stirpi, no? O altre comunità. Allora la donna diventa anche ciò che il maschio, per garantirsi l'appartenenza, dei figli, deve in qualche modo custodire. Ora, se partiamo da questo orizzonte generalissimo, ovviamente sommario, insomma, me ne scuso, ma stiamo dando dei piccoli tocchi, no, per la nostra discussione. Se accogliamo questo quadro generalissimo, allora vediamo come l'uso del velo femminile abbia assunto significati ambivalenti nella storia delle umane comunità. Intanto il velo femminile, stiamo dicendo, il velo è come tutti gli ornamenti, come tutti gli indumenti, caricato di una funzione ornamentale e come tutti gli ornamenti rinvia a qualcosa che non è esclusivamente accessorio. Noi tendiamo a pensare agli ornamenti come qualcosa di accidentale, accessorio, aggiunto. No, forse invece come tutti gli ornamenti, come tutti gli indumenti nelle comunità tradizionali, anche il velo rinvia a qualcosa, vuol dire qualcosa, ha una valenza simbolica di per sé, appunto, in quanto oggetto. E infatti, potremmo dire, da una parte, si vela ciò che è prezioso, nel senso che si vela nel senso che si copre, come se si nascondesse in uno scrigno, no? Proprio ciò che ha più valore, ciò che è più prezioso, no? Perché? Per prevenire il rischio che venga rubato o che venga violato in qualche modo ciò che è più prezioso, no? Come quando mettiamo le cose appunto dentro uno scrigno. E questo è un senso del custodire, no? Dall'altra parte, proprio velando, si nobilita ciò che viene velato, cioè lo si avvalora ulteriormente, mostrandone e anzi sottolineandone l'importanza, l'autorevolezza, il valore, no? Ciò che è nascosto non è visibile a tutti e quindi vale di più, come dire, contiene un segreto. Ricordiamo che, ad esempio, ci sono comunità umane, civiltà, nelle quali le autorità supreme della collettività non si mostrano a tutti pubblicamente o non si mostrano. O si mostrano soltanto velate, appunto nascoste da una tenda, o si mostrano con maschere, quelle che per noi sono maschere, ornamenti, appunto, coperture che, diciamo, transustanziano, modificano l'aspetto e la sostanza di colui che si mostra, di colui che va. Ora, proprio in questo senso, no? Il velo, la velatura, la copertura, il nascondimento, come ciò che sottolinea l'importanza, che sottolinea l'autorevolezza, il valore di ciò che è velato, proprio in quest'ultimo senso si devono, ad esempio, intendere tutte le varietà di coperture del capo, della testa, che sono usate in numerose società, anche e soprattutto dagli uomini di rango, cioè. Il velo dunque non è solo femminile, in quanto è ciò che avvalora, in quanto è ciò che custodisce, in quanto è ciò che rende prezioso e sottolinea l'importanza di ciò che è nascosto, è anche, ad esempio, un indumento, è stato ed è anche un indumento
maschile. Lì va a sottolineare appunto l'importanza di chi è velato. Ora, su questo schema generale si inseriscono poi le valenze religiose che sono tipiche, sono state tipiche e sono tipiche dei tre grandi monoteismi, no? Ebraismo, cristianesimo e Islam. Tre grandi monoteismi con quelle che io ritengo essere le rispettive forme di patriarcato. Patriarcato. Allora, qui nell'ottica appunto monoteistica e patriarcale che sto evocando, il corpo delle donne è sì, certamente, ciò che ha il valore pubblico che dicevo prima, che è presente anche in tutte le società a tradizione, noi diciamo, pagana o politeista. Ma nei monoteismi è anche oggetto di tentazione peccaminosa per gli uomini. E allora, in questo contesto, ripeto, nei tre monoteismi, non soltanto nell'Islam, il velo diventa il mezzo per nascondere ciò che per sua stessa natura costituirebbe un pericolo, una provocazione alla moralità comune. Quindi assume un significato nuovo che non aveva, ad esempio, nelle società, nelle civiltà non monoteiste, pagane, diciamo. Quindi il velo diventa a questo punto qualcosa che deve sottrarre alla vista, un involucro che deve sottrarre alla vista, deve solo nascondere e non avvalorare, diciamo così, e sembra perdere la sua funzione arcaica, che era una funzione anche seduttiva, una funzione ambivalente appunto, di oggetto che velando svela, no? Nascondendo rivela. Del resto velare e svelare evidentemente indicano la stessa identica funzione, no? Il velo è ciò che coprendo mostra e mostrando al tempo stesso nasconde, no? Ecco, questo aspetto va un po' perdendosi lì dove invece il velo diventa la copertura o l'involucro, no? Che deve nascondere ciò che è peccaminoso. Ora, tutto questo, che è un po' uno sfondo così storico, antropologico, circa la funzione simbolica e ornamentale del velo in ogni senso maschile e femminile, e poi femminile in particolare, tutto questo deve oggi, e così vado alla questione che poneva più precisamente la professoressa Visconti, deve oggi essere messo alla prova di trasformazioni epocali che riguardano l'intero pianeta, tutte le società, come dire, l'umanità planetaria, ecco, no? Trasformazioni che sono rese possibili proprio dal mondo globalizzato, dagli scambi che sono a volte violenti, altre volte invece spontanei, costruttivi, dagli scambi culturali, dalle reciproche provocazioni che corrono da una parte all'altra del pianeta e attraversano tutte le società. Bene, tra queste trasformazioni, certamente vi è una trasformazione della consapevolezza, no? O dell'idea del femminile, della pratica della femminilità da parte delle donne, islamiche e non, le quali iniziano ormai da decenni, il processo è in cammino sicuramente da molto tempo, in Europa ci è evidente, ma appunto non solo in Europa, per via di quel movimento di contagio e scambio a cui facevo cenno prima, dicevo, le donne iniziano a percepirsi come soggetti agenti, no? Non più come dei meri oggetti che sono agiti dai discorsi, dalle simbologie pubbliche, come degli individui, dei soggetti individuali attivi, soggetti ad esempio politici ed economici, quindi non soltanto mezzo della funzione politica e della funzione economica, ma attori o attrici in questo caso della funzione politica ed economica di cui sono portatrici. In un mondo peraltro nel quale l'economia, cioè le forme di produzione della vita e di rinnovamento delle sue risorse, e la politica, cioè le forme di governo della vita e delle risorse, si misurano oggi appunto, ma è evidente, con orizzonti, linguaggi, esigenze, modelli che sono appunto plurali e globali. Quindi la rivoluzione velata, per riprendere l'espressione cui faceva cenno la professoressa Visconti, degli ultimi decenni, a mio avviso deve essere collocata in una cornice più ampia e complessa, non la si può considerare in piccolo, diciamo così, no? Sicché l'uso del velo da parte delle donne islamiche in questo caso,
non risponde più esclusivamente a un dettato tradizionalista imposto da società o ideologie patriarcali, quando non addirittura misogine, come segnalava la professoressa Visconti in certi casi, ma esprime anche valenze simboliche nuove, differenti, non più quelle arcaiche, non più quelle, diciamo così, tradizionaliste della copertura, ma forse qualcosa di nuovo, esprime qualcosa di nuovo, insomma, no? Qualcosa di nuovo nella cui elaborazione, in alcuni casi almeno, le donne possono svolgere una funzione attiva e propositiva. Tra queste valenze simboliche nuove ci può essere, certamente, plausibilmente direi, quella di rendere visibile, no? La donna che indossa il velo in quanto donna nello spazio pubblico, quindi in qualche modo di ritagliare un'identità che specifichi la femminilità e la trasformazione del senso della femminilità per chi ne è portatrice, e allora la rivendicazione, no, dell'indossare il velo in senso nuovo, in forme nuove, diventa un tema rilevante. Ma se è così, e questa è la mia considerazione, è alle donne islamiche che si dovrebbe dare la parola. Per ascoltare le loro ragioni, per capire come e se e quando e dove esse stiano costruendo un loro nuovo apparato simbolico, sia in quanto soggetti pubblici che scelgono quando scelgono di velarsi, sia in quanto soggetti economici che scelgono quando lo scelgono di velarsi. Quindi si tratterebbe eventualmente di un modo nuovo di velare, per rivelare, cioè per mostrare, sottolineare che cosa? Il prendere spazio, l'esistenza pubblica delle donne, il loro prendere parole, il loro prendere corpo, un corpo nuovo, no? Però se questo, ecco, qui concludo, se questo fosse, o nella misura in cui questo fosse, o nella misura in cui questo magari sarà, la vera novità la si potrà misurare soltanto se a tale trasformazione della funzione simbolica del velo corrisponderanno anche nuovi modi di produrre e di governare la vita, cioè nuovi ruoli lavorativi, nuovi ruoli decisionali che possano esercitare le donne, nuovi modi cioè di rappresentare le differenze, di definire il senso di ciò che va custodito, cosa va custodito nel portare il velo, che cosa sta custodendo e valorizzando in questo senso, e quindi anche quali sono i soggetti e gli oggetti di questa custodia pubblica, chi custodisce cosa, cosa stiamo sottolineando, cosa stiamo avvalorando, portandoci, qualora così fosse, come donne islamiche nel luogo pubblico col nostro velo dal nuovo significato simbolico. Ecco, queste per me sono questioni aperte che richiedono probabilmente una trattazione molto articolata, ma su questo forse qualcosa di più preciso potrà dire la collega Awa, a cui lascio subito la parola.